Bentornati su Taprak Bang, il canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia sulle cose scherzose. Oggi parliamo del mio Hudson Escort, che è diventato sul campo di tiro amichevolmente lo spingardino, già da un po'. Ora dovrebbe diventare la spingarda, perché lo vedrete in questo video. Bentrovati amici, oggi parliamo dello Spingardino, il mio Hudson Escort, come vi stavo dicendo nell'intro. Ve ne ho già parlato, avevo già fatto video, l'avete visto tante volte. Perché dunque vi voglio riparlare del mio Hudson Escort? Perché ci ho messo, a parte i saddle che produco io, sia sul calcio ci ho messo un saddle autoprodotto con la stampante 3D, sia sulla cassa ho messo un saddle da 7, quindi sono 13 colpi sul fucile volendo. Oltre a quello ci ho messo della roba molto interessante, Made in Italy di Tony System, e è questa prolunga serbatoio qua. Ovviamente sono due prodotti in questa inquadratura, non uno, ovvero sia la nuova prolunga serbatoio e questa sorta di aggancio che irrigidisce tutto e che dall'altro lato ha anche, l'altro lato perché io l'ho messo di qua ma si può girare, ha anche la slitta picatinny. Cos'è questa prolunga serbatoio? Si toglie il tappo in cima all'Hudson e non succede niente, perché l'Hudson in cima alla molla, in fondo al serbatoio, ha un anello Seeger che blocca il tutto. Quindi in realtà togliete il tappo soltanto per togliere l'astina, sviti il tappo per togliere l'astina, togliere la canna, smontare il fucile e pulirlo. Ovviamente, se vogliamo prolungare la parte cilindrica del serbatoio, la molla deve scorrere molto di più e va tolto questo anello Seeger. Con la pinza a becchi si prendono i due buchi del Seeger, si stringe la pinza, quindi si stringe il Seeger, si allenta, si diventa il diametro più piccolo e si può togliere il Seeger del serbatoio con il relativo allungamento della molla. Ovviamente bisogna tenerci la mano sopra al serbatoio per evitare che la molla schizzi, ogni ben di Dio rimbalzi tipo flipper per la stanza. La molla che c'è nel serbatoio originale è lunghissima, è una molla spropositata, così, esce così dal fucile. Quindi questo mi fa pensare che togliendo il Seeger e mettendo una molla leggermente più corta, anche senza prolunga il serbatoio, forse un colpo si guadagna. Però vabbè, tant'è. In questo caso a me ha fatto gioco, perché io ho lasciato la molla originale, che adesso è molto più distesa una quindicina di centimetri in più, insomma, ma è più che sufficiente per spingere tutti i colpi del serbatoio. Questo l'ho testato a fuoco sul campo. Avrei voluto girare tutto il video lì, ma il giorno che sono andato a fare questo lavoro pensavo di farlo dopo un corso, invece il corso già è finito all'una e mezzo, un quarto alle due, con 35 gradi eravamo tutti cotti come arrosticini e il pomeriggio avevamo da preparare un corso che abbiamo a fine mese per i portavalori. Quindi fra fare il corso che è finito più tardi e preparare il corso per i portavalori che è stato più lungo e impegnativo del previsto, il tempo per il video per lo spingardino non c'è stato, però l'ho provato e funziona bene. Un pezzettino di video ce l'ho, l'avete visto nel corso del mio lungo e noioso discorso, però questa prolunga serbatoio ha una particolarità e è il motivo per cui c'è il rinforzo in cima. Questa prolunga serbatoio in cima è dentellata. Triplice funzione. Sfonda vetri,
aggancia nelle porte per poter poi angolando il fucile disintegrare le serrature, aprirle, e corpo contundente. Io mi immagino che questo, cacciato nella testa di uno zombie, la esploda come un melone. Quindi non mi potevo esimere. Me l'hanno proposto al posto di quello che pensavo di ordinare io, che pensavo di ordinare quello normale. Questo non era ancora sul sito e ho accettato subito perché accade, è una sorta di corpo contundente in cima per un fucile come questo da zombie. Cosa vuoi di più dall'universo? Comunque, attualmente con questo serbatoio qui, con le cartucce che uso di solito, è un 7 più 1. Le cartucce che uso di solito non sono le più corte dell'universo per essere non magnum. Sono proprio, anzi, sono proprio leggermente forse più lunghine, 1 mm. C'ho avuto delle cartucce leggermente più corte. Basta anche trovare delle cartucce 1 mm più corte di quelle perché questo aumenti di un colpo e passi dal 7 più 1 con le mie cartucce all'8 più 1 addirittura. È questione millimetrica perché quello che manca in totale sono proprio 3 o 4 mm a agganciare un'altra cartuccia. Quindi con 1 mm in più sicuramente diventa 8 più 1. Il funzionamento è impeccabile. Ovviamente l'arma è un po' più pesante perché la prolunga serbatoia è tutta in metallo. Il rinforzo è tutto in metallo. Dentro invece di 5 più 1, cioè 6 cartucce, ce ne sono 8 più 1, quindi 2 cartucce in più e già queste, e già 2 cartucce in più, un po' di peso sono, e il peso di queste 2 cartucce è proprio in punta, quindi si sente. In totale è un po' più pesante, però bisogna dire che avere 8 cartucce invece di 6 è caruccio. Per esempio nel video che vi ho agevolato durante il mio discorso avete visto sparare 8 colpi. Se seguite il movimento del fucile erano 4 piastre metalliche da prendere in sequenza una volta, tornare indietro e prenderle in sequenza un'altra volta. Se avessi avuto 6 più 1 avrei dovuto ricaricare 2 volte. Sicuramente ci avrei rimesso del tempo. Non era una gara, era un esercizio fra noi, semplicemente un esercizio, però insomma, ma potete immaginare che sia interessante avere più di 5 colpi nel serbatoio, averne 7. Io sinceramente sono molto contento, anche l'estetica di questo aggeggio a me piace molto e non so perché, perché in realtà no. Però quando lo vedo mi viene in mente l'Enfield e quindi sono bello, 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 bello veramente. A me piace. Ben fatto, funziona molto bene. Veramente, veramente questo aggeggino qui con la slitta. A parte io avevo già le picatinny direttamente sul serbatoio, avevo messo questo aggeggino qui. Che anche questo non costa tanto, è cinese, ma funziona molto bene. Ci ho fatto non so quanti corsi e quante gare al buio, corsi anche al buio con la torcia attaccata. Quindi zombie attenti perché ora ci sono più colpi nel serbatoio e quindi posso far fuori molti di più di voi.